Lilt c'è sempre, tutti gli anni, dal 1922 e da circa 23 anni con la campagna del Nastro Rosa. È stata apripista di tantissime innovazioni nella sanità pubblica e nella prevenzione, la Lilt. Adesso si farà apripista della prevenzione terziaria. Di cancro si guarisce, abbiamo le donne con protesi mammaria, la prevenzione si allarga a tutto questo e ci sarà un'apertura anche verso il rientro lavorativo e la riabilitazione. Gli appuntamenti? Gli appuntamenti saranno dal 1 al 31 ottobre l'illuminazione della provincia in rosa, del palazzo della provincia, l'antico palazzo in Corso Trieste, poi ci sarà l'8 ottobre la biciclettata in rosa, nel mese di novembre la cena in rosa sulle colline caiatine per la raccolta fondi, dove la cena sarà esclusivamente preparata con prodotti antiossidanti e che servono alla prevenzione. E quest'anno ci saranno tantissimi avvenimenti. Il primo è la biciclettata dell'8 di ottobre, di sera alle ore 20 in Piazza Dante si partirà. Ci sarà questa biciclettata per sensibilizzare rispetto a questa tematica che comunque è ancora molto, molto sensibile, molto forte, soprattutto tra le donne. Quindi vorremmo coinvolgere il più possibile donne di tutte le età, proprio per la prevenzione contro questa malattia che si può tranquillamente sconfiggere con un semplice screening, quindi è importante che partecipino più persone possibili. Per l'occasione la provincia ha voluto illuminare tutta la provincia, proprio il palazzo della provincia storico a Corso Trieste di Rosa, che sarà appunto illuminato come simbolo di libertà, perché il rosa è il simbolo della donna, però anche di libertà e anche di forza.